Non mi spaventate perché non vi parlerò dei saldi finanziari da un punto di vista tecnico. Mi interessa di più usare la Grecia, che è il paese che sto analizzando in questo momento, come un'occasione di parlare a livello divulgativo di metodo, delle similitudini e delle differenze tra il metodo di analisi che adotto io, quello che adotta Alberto, perlomeno mi ha fatto traspare dai suoi copiosi scritti, e anche da quello di altri approcci. Il metodo a cui faccio riferimento si chiama Stock Flow Consistent in inglese, e in pratica è un metodo che pone al centro la coerenza contabile tra i flussi e gli stock. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io spendo meno di quello che guadagno, ho risparmiato qualcosa. Questo è un flusso, e questo risparmio in una qualche forma lo posso accumulare. Posso comprarmi una casa, posso mettere i soldi sotto il materasso, posso comprarmi un botte, e questi sono degli stock. Ora, tutti questi stock incideranno in un qualche modo sul mio futuro. Se ho risparmiato, avrò degli interessi sui titoli che ho comprato, se ho comprato una casa ci potrò andare a vivere, e così via. E dall'altro lato, se invece ho speso meno di quello che ho guadagnato, ho un debito, su questo debito dovrò pagare degli interessi, e così via. E di fatto ci sono due principi che sono veramente elementari, di cui mi vergogno quasi a parlare, ma su cui si basa anche Buffinomics, cioè che la spesa di un soggetto è l'incasso di un altro soggetto. Questo è il primo elemento, e come vedremo però non è così banale, perché ad esempio la spesa per interessi del settore pubblico è l'incasso di qualche altro soggetto, e sapere chi è che sta incassando questo denaro e che utilizzo fa di questo denaro è fondamentale per capire, senza ricorso a complotti o a disquisizioni curiose, quali sono gli effetti di distribuzione del denaro, del reddito e della ricchezza di determinate decisioni politiche. E come ogni spesa di qualcuno è l'incasso di qualcun altro, ogni debito di qualcuno è il debito di qualcun altro. Anche questa è una ovvietà banale, ma tutti voi sapete che ci dicono che il primo bimbo che nasce in Italia, quante migliaia di euro che gli gravano sulle spalle come debito pubblico, dovrebbero anche dirci chi è il creditore dei debiti di questo bimbo, perché se è suo padre o sua madre, tutto sommato è un problema all'interno della famiglia, e quindi se la vedranno tra di loro. Più grave è quando il credito ce l'ha qualcun altro, in particolare gli stranieri. Quindi questo è il principio proprio basilare, e passando a cose un pochettino più complicate, questi principi sono tutti dentro quella che si chiama contabilità nazionale, e ai miei studenti, più o meno il primo giorno di lezione, gliela presento così, qua un po' semplificata, ma di fatto questa tabellona mi registra nelle colonne chi sta pagando e nelle righe chi sta incassando. Quindi mi inquadra in maniera rigida e rigorosa tutto il primo principio di cui ho parlato: se qualcuno spende, qualcun altro incassa. In più divide nella seconda, terza e quarta riga e colonna l'intera economia mondiale in tre settori, per semplificare le cose, e cioè il settore privato, il settore pubblico e quello che chiamiamo il resto del mondo. E poi, ancora per semplicità, ho diviso tutte le attività produttive rispetto a tutti gli altri, che si chiamano trasferimenti. Quindi nella prima riga abbiamo il valore della produzione di un paese, il PIL, e nella prima colonna i pagamenti che corrispondono alla produzione, cioè quando si produce si pagano stipendi, si realizzano profitti, si pagano imposte al settore pubblico. La somma di quanto si è pagato coincide con la somma di quanto si incassa vendendo. Ci sono dettagli tecnici su cui possiamo tornare. Quello che mi interessa farvi notare è un'altra cosa molto banale, che il PIL, come sappiamo, lo si può distinguere in base a chi compra, e quindi in beni di consumo, in beni pubblici, quelli
che il governo produce e automaticamente anche utilizza, questa è un'altra cosa che quasi nessuno dei miei studenti sa. Quando parliamo di spesa pubblica in senso proprio, parliamo del mio stipendio di professore universitario, che valore di mercato ha, il servizio di docenza che io faccio. Per convenzione contabile ha il valore del mio stipendio, perché non c'è un mercato in cui lo studente si va a comprare la mia lezione. Quindi di fatto parlare di spesa pubblica vuol dire parlare degli stipendi dei dipendenti pubblici, al netto di un'altra voce meno importante. Parlare di taglio alla spesa pubblica vuol dire o tagliare gli stipendi di chi già ha un lavoro o licenziare qualche lavoratore pubblico. E infine abbiamo l'estero. All'estero vendiamo con le esportazioni, compriamo con le importazioni e gli investimenti che anche qui ho tenuto a parte. Quindi, ad esempio, già questo ci fa capire che se a parità di produzione vogliamo tagliare la spesa pubblica, deve, per esserci parità di produzione, qualcos'altro che aumenta. Quindi se l'austerità porta alla crescita e l'austerità è il taglio della spesa pubblica, qualche altra voce qui dentro deve aumentare. E capire come e perché qualcun altro di queste voci aumenta è fondamentale per capire dove andiamo a finire. Le altre voci possiamo analizzarle un po' più in dettaglio, ma forse non vi interessa più di tanto, ma in pratica in ogni riga sotto la prima noi registriamo cosa ogni settore riceve dagli altri, perché gli scambi all'interno non ci interessano in questo caso, possiamo fare una matrice più complicata, che non vi volevo spaventare, vedere anche i dettagli tra le banche, la banca centrale, le imprese non finanziarie, le assicurazioni, tutto quello che vi pare. Però vi rendete conto che dovevo prendervi 8 ore per presentarvi questa cosa. Quindi concentriamoci sui pagamenti che fa un settore ad un altro. In rosso ho segnalato quelli che includono pagamenti di interessi. Quindi se il settore pubblico ha un debito e il suo creditore, il settore privato, faccia una parte dei pagamenti, sarà una parte del reddito del settore privato. Se il settore pubblico ha un debito che è un credito dell'estero, una parte dei pagamenti andrà all'estero, ma gli interessi non è che spariscono magicamente dalla scena, sono reddito di qualcun altro. Quindi contando tutto quello che si incassa e togliendo tutto quello che si spende, arriviamo all'ultima, alla penultima, anzi, riga, il conto capitale che registra i risparmi, quindi il risparmio del settore privato, il risparmio del settore pubblico, che se è negativo si chiama deficit pubblico, e il risparmio del settore estero, che se lo guardiamo dall'altro lato dello specchio, è il conto corrente della nostra bilancia dei pagamenti, che per identità contabile deve essere uguale, queste tre voci sommate sono uguali agli investimenti. E arriviamo ai famosi saldi finanziari, che sono diventati uno dei cavalli di battaglia anche della Modern Money Theory, che li usa in un certo modo, che poi se volete discutiamo. Questi sono quello che vi voglio far capire, se mi avete seguito fin qui, è che questi saldi finanziari sono sempre verificati in qualunque economia, per qualunque valore del PIL, di tutto quello che ci pare, perché emergono da relazioni contabili. Questo che vuol dire? Vuol dire che i saldi non ci dicono assolutamente nulla se non abbiamo dietro un modello che ci spiega come vengono determinati. E questo è il mio mestiere. E ora vediamo di applicarlo alla Grecia. Poi questi risparmi, qua andiamo, diciamo, ve li faccio vedere per spaventarmi, ma poi li saltiamo. Il risparmio, come vi dicevo, da qualche parte deve andare. Questo è un modo per disaggregare l'uso del risparmio e anche le fonti di liquidità, possiamo avere banconote, prestiti, depositi bancari. La cosa sempre fondamentale da ricordare è che se qualcuno prende in prestito, qualcuno presta, quindi se qualcuno si indebita, qualcun altro aumenta i suoi crediti. Quindi quando leggete da qualche parte la ricchezza del paese è crollata perché il valore del tal titolo finanziario è crollato, è una sciocchezza, a meno che non ci sia qualcuno all'estero, so perché i titoli finanziari non sono ricchezza del paese, se sempre, diciamo, se i conti con l'estero sono a posto. E passiamo un attimo alla Grecia, perché mi interessa farvi vedere alcune cose interessanti su cui, se avremo tempo, discuteremo.
La prima è che è il dubbio che la Grecia e altri paesi periferici hanno avuto forti benefici dall'entrare nell'euro, ma non necessariamente perché sono entrati nell'euro, e anzi, secondo me, su questa cosa c'è un po' di confusione, perché la mia ipotesi è che i benefici che alcuni paesi hanno avuto sono dovuti a dei fattori che sono partiti già prima dell'ingresso nell'euro. Ma se guardiamo i dati, qua in diretto abbiamo la Grecia, se il suo reddito pro capite, cioè il reddito per abitante, era 100 nel 2000, prima della crisi nel 2007 era arrivato a 130, era aumentato del 30%, era l'aumento più forte di tutta l'eurozona. E poi, come sappiamo bene, questo reddito ora sta crollando. Quindi c'è stato sicuramente un aumento di benessere nel periodo dell'euro, che non sappiamo ancora se attribuire all'euro o ad altre forze esterne. Qui abbiamo già una qualche altra indicazione. Qua ho ricostruito la stessa serie solo per la Grecia del reddito per abitante. Vedete che è aumentato molto rapidamente negli anni 60, primi anni 70, tutto sommato come in Italia, il periodo più forte di crescita del nostro reddito. Poi si è più o meno stabilizzato e ricomincia a crescere, vedete, all'inizio degli anni 90, con una qualche accelerazione nel 95, che prosegue nel 2000, quindi quando si arriva all'euro. Quindi questo aumento del benessere non è necessariamente iniziato con l'euro. E guardiamoci i saldi finanziari del paese, quindi quelle tre voci che vi ho fatto vedere da dove vengono fuori. Qui abbiamo in blu il saldo con l'estero, che come vedete fino a metà degli anni 90 era più o meno sullo zero, quindi il paese vendeva all'estero o comunque riceveva soldi dall'estero più o meno nella stessa misura di quanti soldi pagava all'estero. Il rosso è il deficit pubblico e vedete che era più o meno sempre abbastanza stabile a livelli che sarebbero impensabili per i trattati di Maastricht, era sopra il 10%, e di converso il settore privato aveva un risparmio in eccesso degli investimenti più o meno del 10%. Che cosa vuol dire questo? Beh, questo è una caratteristica che è comune a molti paesi, non dico a tutti perché ancora non l'ho verificato con i dati, ma è sicuramente comune agli Stati Uniti e anche in parte all'Italia. Cioè in molti paesi negli anni successivi al dopoguerra i conti con l'estero erano più o meno stabili, periodi di deficit, periodi di surplus, ma c'era sempre un certo deficit pubblico a cui corrispondeva un certo risparmio privato. E non c'è assolutamente nulla di male, d'altra parte è quello che mi dicono in televisione non quando parlano molti ma quando fanno la pubblicità. Quando fanno la pubblicità cosa vi dicono? Compratevi il BTP perché mettete al sicuro il vostro risparmio. Cioè, cosa sono i BTP? Sono titoli del debito pubblico, quindi il debito pubblico, visto dall'altro lato dello specchio, è un modo sicuro per i cittadini di conservare nel tempo il valore dei propri risparmi. Quindi non c'è assolutamente nulla di male nel debito pubblico, perché se ci fosse qualcosa di male nel debito pubblico ci dovrebbe essere qualcosa di male nel risparmio dei cittadini. Dovremmo, se vogliamo ridurre il debito pubblico, dovremmo anche azzerare il risparmio dei cittadini, sempre, ripeto, in eccesso degli investimenti. Ora, perché ci sia un risparmio in eccesso degli investimenti, sinceramente non lo so con sicurezza, magari alcuni colleghi economisti migliori di me me lo possono spiegare, ma diciamo che in generale se si guarda ai dati delle maggiori economie si nota una cosa abbastanza diversa da quella che si spiega all'inizio dei corsi di testo, cioè il risparmio delle imprese è più o meno sufficiente nel medio periodo a finanziare gli investimenti e il risparmio delle famiglie è più o meno sufficiente a finanziare gli investimenti delle famiglie, cioè l'acquisto delle case, delle automobili, dei beni durevoli. Quindi il risparmio in più a che serve? Ma probabilmente serve a scopo assicurativo,
contro eventuali problemi che potremo avere nel futuro, dipenderà da fatti generazionali e quant'altro, ma non c'è dubbio che ci sia una, come dire, un fatto, sia un fatto sano che ci sia un risparmio moderato dei cittadini sul PIL a cui corrisponde un deficit pubblico. Il problema in Grecia, come vedete dalla linea verde che a un certo punto inizia a salire, è proprio dato dal fatto che i greci hanno iniziato a ridurre questo saldo. Ora, perché si riduce questo saldo? Si riduce perché investiamo di più senza aver risparmiato di più. E se investiamo di più, da dove prendiamo i soldi? O riduciamo il risparmio, ma poi iniziamo a indebitarci. E questo è esattamente quello che è successo prima negli Stati Uniti e poi in diverse regioni europee, tra cui anche la Grecia. È iniziato una fase di indebitamento per sostenere i consumi e poi gli investimenti immobiliari e così via. Quando si passa, quando la linea verde va di sopra dello zero, iniziano i problemi seri. E vedete che questo avviene prima dell'ingresso nell'euro. Perché iniziano i problemi seri? Perché qui il risparmio aggregato, profitti più risparmio delle famiglie, non è più sufficiente a finanziare gli investimenti. Dobbiamo avere finanziamenti esterni. Ma chi cercherà questi finanziamenti esterni? Necessariamente il resto del mondo. Quindi il resto del mondo che ci consente, dandoci liquidità, di investire o consumare. E qua, anche qui, non capisco perché dovremmo dare la colpa agli spendaccioni. Perché questo dovrebbe essere una cosa da spendaccioni. L'hanno fatto gli americani per primi ed è, secondo me, abbastanza evidente che c'era una convenienza reciproca. Le banche facevano un sacco di soldi prestando denaro e i cittadini si potevano comprare una casa con un mutuo a dei tassi che sembravano agevolati, hanno capito tanti che era una buffa, eccetera, eccetera. Però questo aspetto è comune a molti paesi. È legato ai mutamenti nella distribuzione del reddito, perché secondo molti perché le famiglie americane hanno iniziato a indebitarsi? Ebbene, perché siccome la distribuzione del reddito andava sempre di più a favore dell'1% più ricco, per capirci, e noi in televisione lo vediamo che è uscito il nuovo modello di padre, il nuovo modello di automobile, ma il mio stipendio è fermo da 5 anni, però la banca mi telefona e mi dice: perché non ti compri da nuovo il nuovo modello, ti faccio un prestito bancario, perché non vai in vacanza e faccio un prestito bancario? Tutto sommato, se non lo fanno il prestito, perché no? Quindi, se ci fosse stata una crescita dei redditi paragonabile alla crescita della produttività e che non cambiava in questo modo la distribuzione dei redditi, probabilmente il desiderio, la volontà di indebitarsi sarebbe stata molto inferiore. Sicuramente la volontà di offrire credito c'era perché le banche fanno profitti. Infatti molti dicono: ma perché questo non è successo nei paesi africani? Perché non ci sono indebitati? Perché lì le banche non ci facevano profitti, non ci prestavano soldi. Credo che il tempo si stia riducendo molto rapidamente. Solo alcune notazioni per chiudere, cercando di passare al che fare. Una è sui conti greci. Si è detto la Grecia è in crisi perché ha truccato i conti, hanno speso troppe emissioni, troppo alte, non risulta dai dati. Questa è la spesa del blu della Grecia e il rosso sono le imposte. Come vedete, la Grecia ha sempre avuto un problema di raccogliere le imposte. Noi italiani ne sappiamo qualcosa, ma se guardiamo quest'altro grafico, questa è la spesa dei greci in rosso rispetto alla spesa degli altri paesi europei. È assolutamente nella media. I greci non spendevano più dei loro partner europei per la spesa pubblica. Il loro problema di deficit al massimo, come ben sappiamo, era la riduzione dell'evasione fiscale. Per entrare nell'euro hanno fatto uno sforzo di raggranellare un po' di fisco in più e la linea rossa è aumentata. Entrati nell'euro hanno smesso di fare questi sforzi che, come sappiamo, non premiano molto a livello elettorale il governo in carica e il deficit è riaumentato. Poi il governo di destra ha truccato i conti e il resto lo sappiamo.
Dove sono i greci ora? Sono molto peggio di come siamo noi. Questo è il saldo finanziario netto del settore privato, la linea verde, quella ufficiale. Come vedete è negativo. Questo che vuol dire? Vuol dire che i greci hanno solo debiti. Cioè, il settore privato greco ormai ha solo debiti. Quindi se volessero fare una patrimoniale, come fanno una patrimoniale? Hanno solo debiti. Al massimo, ovviamente questa è la posizione netta, ci sarà qualcuno che ha i titoli, magari nel conto in Svizzera, e qualcun altro che ha i debiti, ma in aggregato stanno messi molto peggio di noi, perché noi invece abbiamo ancora un saldo positivo che dovrebbe farci preoccupare. Vabbè. E i greci che gli stanno dando? Gli stanno dando l'austerità. Ora, alcune cose già le ho dette. Unica cosa che è cruciale, su cui ho cercato di dire qualcosa nel mio capitolo del libro sull'austerità, è che l'effetto, diciamo, la cosa cruciale su cui si discute tra addetti ai lavori e non addetti ai lavori è qual è l'impatto dell'austerità. Questo si chiama il moltiplicatore cosiddetto keynesiano. Che cosa dice? Dice una cosa molto semplice. Torniamo alla nostra tabellina, se ci riusciamo rapidamente. Ora, il PIL, come vi dicevo, comprende la spesa pubblica, quindi se io riduco il G, riduco la spesa pubblica, il PIL scende uno a uno con la spesa pubblica, quindi il moltiplicatore, logica vorrebbe, dovrebbe essere perlomeno 1, a meno che non aumenta qualche altra cosa. Ora, chi è che suggerisce che aumenta qualche altra cosa? I primi sono stati Giavazzi, guarda un po', e Pagano, che fecero un articolo su tre paesi in cui l'austerità aveva funzionato, e loro dicevano, beh, questo funziona, ha funzionato, va a vedere quando. Quando questi paesi avevano appena svalutato e quindi c'era un forte aumento di export meno IP che aveva compensato l'austerità. Quindi in questo caso l'austerità non fa danni, non perché non faccia danni, ma perché tu hai fatto un'altra politica che ti consente di eliminare i danni dell'austerità. Oppure, altro caso che si è verificato nella storia, l'austerità non fa danni perché aumentano i consumi. Perché possono aumentare i consumi? Ma il primo motivo è perché magari sta scoppiando una qualche bolla, quindi i risparmiatori avevano comprato titoli azionari, il mercato azionario non si sa perché sta esplodendo e quindi questi sono tutti euforici, anche se il governo gli taglia gli stipendi, spendono lo stesso. Non credo che sia questo il caso. Ultima possibilità, la cosiddetta German View, guarda caso, è che è un po' confusa, sono quei ragionamenti che piacciono agli economisti mainstream, che dicono, ma se il governo ora riduce il deficit, poi in futuro ridurrà le tasse, allora siccome il consumatore è razionale, lo saprà, che in futuro gli ridurranno le tasse, adesso può anche spendere, perché tanto domani non pagherà queste tasse, e quindi l'austerità non danneggia. Ora, se voi pensate che questo sia il caso, credo che non abbiate capito molto del blog. Quindi il deficit, il moltiplicatore ci risulta che in Grecia sia vicino all'1,3 nel breve e al 2 nel lungo, il che vuol dire che più austerità fanno, più il PIL scende, più il deficit PIL scende, più la troica dice più austerità, finché la situazione non scoppia. E quindi, ultima battuta e poi chiudo, uscire dall'euro, non lo so, devo dire che questa è una cosa su cui ho discusso a lungo con Bagnai, che mi ha appena, diciamo, raccontato ieri di avermi dedicato un capitolo, ma l'avevo già capito, su che si fa dopo che usciamo dall'euro, perché sicuramente la Grecia, se esce dall'euro, smette di pagare tutti questi interessi che, come vi ho spiegato, sono soldi che dal cittadino che paga le tasse tramite il governo vanno alle banche che hanno i crediti, e quindi questo fa bene, uscire dall'euro e rompere il circuito, però dobbiamo farlo con qualcosa che aumenti una di quelle tre componenti, consumi o la spesa pubblica o le esportazioni nette. La Troica spera di farlo con le esportazioni nette, io non ho il tempo di spiegarvi perché questa è una corbelleria, per non dire peggio, quindi l'unica alternativa è aumentare il debito pubblico, a spendere di più con politiche di investimento o di occupazione. E spero di avere tempo per discutere ulteriormente. Grazie.